mettiamo prima il gonfalone. Mamma mia ragazzi, si sta riunendo le due sorelline. Andiamo avanti, dai, comunque andiamo avanti. La compagnia dei santi ci invita a farci compagnia tra di noi e il loro amore e la loro carità diventa per noi un esempio, una luce, una testimonianza che siamo chiamati a seguire anche noi, i santi del cielo e i santi della terra, che siamo noi battezzati, chiamati a vivere la testimonianza della carità nel mondo di oggi. È sempre un momento molto bello di incontro tra una delegazione dei devoti di Santa Lucia, una delegazione dei devoti di Sant'Agata, è un momento di fraternità, di amicizia vissuta in questo luogo che è Sant'Agata la Vetere, dove secondo tradizione era il luogo della prima sepoltura di Sant'Agata. E quindi, sempre secondo tradizione, Lucia con la mamma sarebbe venuta proprio qui, da queste parti, a cercare alla tomba di Sant'Agata conforto e consolazione. Diverse realtà associative che vengono da Siracusa, da Carlentini, poi da Belpasso e da Catania stesso, la parrocchia di Santa Lucia al Fortino.